abbiamo visto la decomposizione generale di Kalman, ne abbiamo fatto anche un disegnino per vedere, lo rifaccio il disegnino, ma lo rifaccio in maniera, diciamo, più visibile, va bene? Ingresso U, abbiamo quattro sottosistemi che io indico con la loro matrice dinamica A11. A22. A33. Con la simbologia utilizzata ieri l'altro, ieri, A44. La U agisce su A11 e A22. L'ingresso non agisce su A33 e A44, guardarsi le equazioni. Dopodiché la A11 agiscono gli stati sia di A22, ci metto una freccia così, sia di A33 e sia di A44. Quelle frecce le dovrei moltiplicare per qui, va bene, per A12, per A13, per A14, perché è lo stato X dei diversi sottosistemi moltiplicato con queste matrici, costituiscono praticamente un ingresso per A11. A22, oltre all'ingresso U, va bene, riguardarsi le equazioni, c'ha un A24 per X con 4. E quindi lo stato del quarto sistema agisce su A22. La terza è quindi la prima equazione, il secondo gruppo di equazioni l'abbiamo sistemate come riferimenti. Il terzo gruppo di equazioni dice che x con 3 punto uguale ad A33 per x con 3, va benissimo, più A34 per x con 4, quindi c'è una relazione in questo verso. E l'ultimo gruppo di equazioni, x con 4 punto uguale ad A44 per x con 4, basta. Uscita y. La A11 non agisce sull'uscita, in quanto C con 1 è uguale a 0, la prima parte del vettore C è 0, la seconda parte è C con 2, quindi l'uscita, la X con 2, lo stato di A22 agisce sull'uscita. Lo stato x con 3 del sottosistema 3 viene moltiplicato per 0 e non dà quindi contributo all'uscita, invece dà contributo all'uscita questa. Ecco, questa è una descrizione grafica di quelle equazioni, va bene? O meglio, della interconnessione tra i quattro sottosistemi. E ora, partendo da stato iniziale, noi vogliamo vedere la relazione ingresso-uscita, va bene, che c'è in questo sistema. Allora, cosa dobbiamo fare? Partiamo da stato iniziale nullo, e quindi tutti i sistemi a riposo. X con 1 uguale a 0, X con 2 uguale a 0, X con 3 uguale a 0, X con 4 uguale a 0, indicando con X con 1, X con 2, X con 3, X con 4 i sottovettori del vettore X che interessano il primo, il secondo, il terzo, il quarto sottosistema. Quindi da stato nullo
Diamo un ingresso, ma qualunque esso sia, una UDT, ovvero sia una UDS. Ad esempio l'impulso, una serie di impulsi in tutti gli ingressi, ad esempio. Ma è irrilevante. Questo ingresso agisce su A22, sul secondo sistema, e sul primo sistema. Il loro stato, quindi, pur partendo da zero, va bene, che c'è? Il loro stato, pur partendo da zero, comincia ad evolvere. Non agisce su A33 e non agisce su A44. In particolare, il sistema A44, descritto dalla matrice dinamica A44, non ha altri segnali che lo eccitano, non c'è nessun segnale che lo eccitano. Quindi questo, se inizialmente ha un x con 4, un suo vettore di stato, x con 4 uguale a 0, vuol dire che x con 4 di t rimane sempre nullo. E se rimane sempre nullo, va bene, x con 4 di t, non vi è nessuna azione forzante su A11, A33 ed A22 per la risposta ad un ingresso, qualunque esso sia, ma partendo da stato iniziale 0, quelle interconnessioni come se non ci fossero. Anche A33 non viene eccitato dall'ingresso. Viene eccitato da qualcos'altro? Sarebbe eccitato da A44, da x con 4. Ma abbiamo già detto che anche x con 4 è perennemente nullo, quindi non dà nessun tipo di eccitazione, che vuol dire che anche lo stato x3 di t rimarrà sempre nullo. Ovviamente sempre partendo da stato iniziale nullo di tutto il sistema. Invece il sistema A11 viene eccitato sia da U, dall'ingresso, da X con 3, ma è nullo X con 3, come se non lo eccitasse. E da x con 4, ma è nullo x con 4, è come se non lo eccitasse. E da lo stato x con 2, che in generale non sappiamo se è nullo o meno, è quello che diciamo. E quindi un x con 1 di t avrà una sua dinamica diversa da zero. E ovviamente anche x2 di t ha una dinamica diversa da zero. Solo che la dinamica x2 di t non dipende dagli altri tre sottosistemi, almeno a partire da stato iniziale nullo, va bene, perché non dipende da x con 1. E quindi x con 1 può cambiare finché si vuole, va bene, ma questa non agisce su A22. Non dipende, e poi gli altri due hanno stato sempre nullo e quindi inutile andare a fare l'esame. Allora ciò che agisce può agire sull'uscita, va bene, è non certamente lo stato di A33 e non certamente lo stato di A44, perché questi sono stati perennemente nulli. Il che significa che l'unico sistema che agisce sull'uscita è A22. A11 non agisce, A33 non agisce, A44 sì, c'è un C4 diverso da zero, ma se lo stato x con 4 è sempre nullo, va bene, è come se non agisce. Morale?
la relazione ingresso-uscita dipende solo dal sottosistema con matrice dinamica A22, quel sistema che abbiamo chiamato completamente raggiungibile e completamente osservabile. A22 è completamente raggiungibile perché? Perché il suo stato viene eccitato dall'ingresso e se abbiamo fatto una buona decomposizione di Kalman, tutti i modi propri di quel sistema, gli A22, sono eccitati dall'ingresso. Se non fosse così, vorrebbe dire che non abbiamo fatto una buona decomposizione di Kalman, o abbiamo sbagliato il sottospazio di raggiungibilità o abbiamo sbagliato qualcos'altro. Ricordo che A11 è un sottosistema completamente raggiungibile perché è eccitato da U, ma completamente non osservabile perché non agisce sull'uscita. A33 è un sottosistema che non è raggiungibile perché non viene eccitato dall'ingresso e non è addirittura osservabile perché non agisce sull'uscita. Viene chiamato sottosistema, se esiste ovviamente, né raggiungibile né osservabile. A44 è un sottosistema non raggiungibile perché non è eccitato dall'ingresso ed è osservabile. La funzione di trasferimento, la funzione, la matrice di trasferimento tra uscita e ingresso sarà la seguente: Y di S uguale, da chi dipende? Solo dal sistema A22 e quindi con la simbologia utilizzata ieri uguale a C2 SI meno A22 inversa per B2. Si taglia fuori completamente tutti i sottosistemi che non siano completamente raggiungibili e completamente osservabili. Se vogliamo verificare in altra maniera, ma è una banalità, facciamolo, ma è una banalità. Va bene, a partire dalle espressioni di A, B, C, ricordo che A è uguale ad A11, A12, dopo la decomposizione di Kalman ovviamente, A13, A14, 0, A22, 0, A24, 0, 0, A33. A34 sotto matrici 0 0 0 A44 dove le matrici lungo la diagonale sono quadrate, le altre sono in generale rettangolari, anche quelle indicate con 0 saranno in generale matrici rettangolari, tutte nulle, va bene? Le dimensioni di A11 tanto per così va bene, per andare a vedere che dimensioni avrà la matrice A11, pari alle dimensioni del sottospazio invariante dato dall'intersezione tra il sottospazio di raggiungibilità e il sottospazio di non osservabilità. La matrice A22, che dimensioni avrà? Dimensioni pari alle dimensioni del sottospazio di raggiungibilità meno le dimensioni del sottospazio detto prima, intersezione tra. A33 che dimensioni avrà? Dimensioni del sottospazio di non osservabilità meno le dimensioni del primo sottospazio, quello intersezione.
A44 ovviamente è il completamento e quindi n dimensioni di tutta la matrice meno la somma delle dimensioni, va bene, degli altri tre sottospazi esaminati prima. Allora, A è questo. Si meno A inversa, vediamone l'aspetto. Questa matrice è una matrice diagonale a blocchi, diagonale superiore a blocchi. La sua inversa ha il seguente aspetto. SI con ovvio significato della I, ovviamente. Qui I è la matrice identica n per n, dove n sono le dimensioni di tutto il sistema. Qui I sarà la matrice identica, ovviamente, di dimensioni opportune, pari alle dimensioni di A11, quindi del sottospazio intersezione tra quello di raggiungibilità e quello di non osservabilità. SI meno A11 inversa. Qui ci sarà qualcosa, si potrebbe calcolare, ma non me ne importa niente. Qui c'è zero. In maniera perfettamente analoga a questo 0 qui, SI meno A22 inversa. Qui c'è ancora 0 e qui ci sarà quel che ci sarà. 0, 0, SI meno A33 inversa e qui boh. 0, 0, 0. SI meno A44 inversa. Per calcolare la matrice di trasferimento devo moltiplicare a destra per B e a sinistra per C. Cominciamo a moltiplicare a destra per B, che ha questo aspetto B con 1. B con 2, 0, 0. Io ottenendo, facciamo prima questo conto, poi moltiplicheremo per C, ottenendo SI meno A alla meno 1 per B, uguale a questa matrice rettangolare, SI meno A11 inversa per B1 più questa sottomatrice, continuiamo a chiamarla X, per B2. Secondo gruppo di righe per sempre questo gruppo di colonne e sarà SI meno A22 inverso per B2 e poi non c'è altro. Terzo gruppo 0 e quarto gruppo 0. Se faccio terzo gruppo, il prodotto di questo gruppo di righe per questo gruppo di colonne, 0 per B1 più 0 per B2 più questo per 0 più questo per 0, 0, tutto 0. E questo va moltiplicato per la matrice C, che ha il seguente aspetto. 0, C con 2, 0, C con 4 e viene fuori ovviamente questo per questa colonna 0 per questo fa 0, C con 2 per questo. Quindi la matrice di trasferimento dipende solo dalla parte completamente raggiungibile e completamente osservabile del sistema. Definizione. Un sistema a quattro mappe. A.
CD. Sistema con uno stato lungo n, e quindi la matrice A sia n per n. M ingressi, L uscite. Quindi B sia una matrice con n righe ed m colonne. C sia una matrice con L righe ed n colonne. D sarà una matrice, va bene, L per M, va bene, ma vedremo che non ci interesserà. Il sistema si dice, definizione, in forma minima, se è completamente raggiungibile e completamente osservabile. La sua matrice di trasferimento, in generale, partiamo in generale, non è ancora deciso se è completamente raggiungibile o completamente osservabile. La sua matrice di trasferimento è certamente G di S uguale a C per SI meno A inversa per B più D. Ammettiamo che il sistema non sia completamente raggiungibile, completamente osservabile. Ammettiamo che non lo sia. Allora, lavoro lungo e noioso, va bene, possiamo fare una decomposizione di Kalman, trovando una matrice, continuiamo a chiamarla A22, del sottosistema completamente raggiungibile, è completamente osservabile. Oh, le dimensioni di A22 saranno, chiamiamole n', certamente minori, non uguali, perché se fossero uguali, va bene, vorrebbe dire che già il sistema è completamente raggiungibile, osservabile, c'è soltanto il sottosistema completamente, nella decomposizione di Kalman, il sottosistema completamente raggiungibile osservabile. Allora, supponendo in ipotesi in partenza che questa quaterna manchi di raggiungibilità e o osservabilità, va bene, allora la A22 avrà delle dimensioni n', certamente inferiori ad n, un b', un b con 2, che avrà n' righe, scusate, sì, n' righe ed ancora m colonne, perché il numero di ingressi non è cambiato nella decomposizione di Kalman. C con 2. Che avrà ancora L righe, perché il numero di uscite non è cambiato, ed N' colonne. Il D rimane lo stesso, perché è una matrice che ha L colonne ed M righe, L ed M non sono cambiati, e rimane lo stesso. Bene, la matrice di trasferimento, chiamiamola G' di S, è uguale di questo sistema. C con 2, SI meno A22 inversa per B con 2 più D. Sarà la medesima funzione di trasferimento di questa, perché i sottosistemi non raggiungibili e non osservabili non entrano in gioco
quegli altri tre sottosistemi, una volta fatta la decomposizione di Kalman, non entrano in gioco nel calcolo della matrice di trasferimento. Esercizio. Oh, lo sappiamo? Scusatemi un istante. Mi sembra di sì. Mi sembra, ma una domanda a voi, sapete, ogni tanto non mi ricordo. Dovrei andare a rivedere tutto quel che ho fatto o non ho fatto. Data una sistema SISO, per semplicità. Quindi data una funzione di trasferimento, la matrice diventa una funzione di trasferimento. GDS uguale, ma guardate, scrivo a caso i numeri, 3S quadro più 2S più 1 fratto S cubo più 5S quadro meno 2S più 3, tanto per... Sappiamo trovare una terna o quaterna A, B, C, D che descrivono il sistema. Facciamo tempo continuo, non cambia niente se è tempo discreto. Va bene. Che descrivono il sistema che abbia quella funzione di trasferimento. L'ho scritta in S la funzione di trasferimento, quindi presupponendo, secondo le convenzioni universalmente accettate, che quando scrivo S mi riferisco a un sistema a tempo continuo. Se scrivo Z non cambia niente, non cambia, mi riferisco a un sistema discreto, ma la quaterna A, B, C, D che sto cercando si ottiene nella stessa identica maniera. Come si fa a scrivere la quaterna A, B, C, D? Ad esempio, uno dei tanti modi, questo al denominatore cosa deve essere della quaterna A, B, C, D? Il... Cosa dovrà essere? Il polinomio caratteristico di cosa? Della matrice A. Lo sappiamo scrivere una matrice che ha quel polinomio caratteristico? Forma? Compagna? Orizzontale inferiore. Matrice di che ordine? Perché 4? 3. Polinomio caratteristico deve essere un polinomio di ordine 3, va bene? Quindi scriviamola. 0, 1, 0, 0, 0, 1, termine noto 3 e quindi meno 3, coefficiente di S meno 2, quindi più 2, coefficiente di S quadro 5, quindi meno 5. Questa è la A. Mi manca ancora il B. H. Il B come sarà? Per dar luogo a questa Forma compagna GDS sarà sarà B tutti zero tranne uno. uguale a 0, 0, 1. E il C? Cosa deve essere? Deve dare delle indicazioni sul numeratore. Ovviamente il C sono i coefficienti del numeratore a partire dal termine noto non cambiati di segno. Quindi C uguale 3, 2, 1. Il D? Che siccome il sistema è SISO, il D è uno scalare, lo scrivo piccino, un ingresso e un'uscita, quindi D è 1 per 1, quant'è? Non c'è perché è a grado Cosa vuol minore, dire non c'è? cioè è Ha zero. ragione, come? È zero. È 0, va bene, D uguale a 0, perché la GDS ha un numeratore di grado inferiore al denominatore, se il numeratore fosse di grado uguale, allora D sarebbe uguale al quoziente tra numeratore e denominatore. Questa è una. Un'altra realizzazione. Scusi, forse mi sbaglio io. Mi dica. Non è che magari C era 1, 2, 3
No, tre, dov'è il termine noto? Dov'è? No, ha ragione lei. Chiedo scusa, me l'ho detto anche correttamente prima. Il C cosa sono? I coefficienti del numeratore. A partire dal termine noto e non cambiati di segno, e mi sono veramente, va bene, proprio C è uguale ovviamente a 1, 2, 3. Chiedo scusa. Un'altra realizzazione. Si chiama realizzazione. Il problema, data una funzione, una matrice di trasferimento, di trovare la quaterna A, B, C, D, la cui funzione o matrice di trasferimento è quella data, si chiama problema della realizzazione. Va bene? E appena abbiamo finito l'osservabilità, qualche cenno lo faremo. Un'altra realizzazione. Almeno per i sistemi SISO. Se G di S è C SI meno A, questo A alla meno 1 per B, ed è uno scalare perché il sistema è SISO, sì o no? La trasposta di uno scalare coincide ovviamente con lo scalare stesso. E ora il nostro GDS è anche uguale alla trasposta di questo. Sì o no? Che è B trasposto vettore riga per SI meno A trasposto inverso per C trasposto. Allora, un'altra realizzazione, è ovvio, è data. Matrice dinamica pari ad A trasposto, cioè la trasposta di questa. E la trasposta di questa, che come la chiamiamo? Che razza di matrice è? Forma compagna verticale destra. E quindi la scriviamo, non scrivo A trasposto, posso scrivere A tilde o A V. O AVD 0 1 0 0 0 1 meno 3 2 meno 5. Poi in questa funzione di trasferimento la matrice d'ingresso che cos'è? È C trasposto, quello che moltiplica. Questa è la matrice d'ingresso. Il nuovo B. Il B di questo sistema, e allora dovrei chiamarlo il B è il seguente. Uno, due, tre. E il C è la seguente matrice, riga, la scrivo qui sotto. 0, 0, 1. Questa forma, va bene, quindi scusate, data una funzione di trasferimento sistema SISO, posso scrivere immediatamente due realizzazioni. Una dove la matrice in forma compagna orizzontale inferiore, B uguale 001, e la chiamiamo, l'abbiamo chiamata forma, come l'abbiamo chiamata? Se non l'ho detto lo dico ora, forma canonica di controllo. Un'altra che ha lo stesso diritto di esistere della forma canonica di controllo, non c'è niente, è questa qui, dove la matrice è in forma compagna verticale destra. Il B sono i coefficienti del numeratore e il C è il vettore riga 0001 in fondo. La chiameremo forma canonica di non più di controllo, ma di osservazione. È il duale. Tra parentesi, questo sistema, così scritto, è come l'abbiamo definito, il duale del precedente, nella definizione di dualità tra sistemi. Questo
Il primo sistema, questo, il primo, è certamente completamente la forma canonica di controllo è certamente completamente raggiungibile. Non è detto che sia osservabile. Se è anche osservabile, è una forma minima. Se non è osservabile, non sarà una forma minima, perché esisterà un sottosistema non osservabile. Il suo duale, che è questo, sarà invece un sistema completamente osservabile. Non è detto che sia completamente raggiungibile. Allora, prendiamo, ci ho detto e ricordato, va bene, prendiamo il seguente sistema, G di S data da una matrice di trasferimento. Eccolo qui, GDS uguale. Troviamo una realizzazione, ma secondo le tecniche che abbiamo visto. Allora, prendiamo una forma canonica di controllo, va bene, A uguale matrice 3x3. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, meno 2. B C 1, 1, 0. Allora, di questa forma sono certo che questa forma è completamente raggiungibile. Su questo non c'è dubbio. È completamente osservabile? Vediamo un po', facciamo il conto. A priori non lo so. Va bene. Mentre sono certo della raggiungibilità perché la forma è canonica di controllo, cioè matrice in forma compagna verticale orizzontale inferiore B uguale a 0,01, va bene, e di una matrice in forma compagna orizzontale inferiore, il vettore 0,01 è certamente un generatore ciclico, va bene. Ecco perché è certamente completamente raggiungibile questa forma. Vediamo l'osservabilità. Cominciamo. Costruiamo la matrice di, vediamo l'osservabilità, costruiamo la matrice di osservabilità o di non osservabilità, chiamiamola Q uguale, prima riga C, seconda riga C per A, questo per questo 0, questo per questo 1, questo per questo 1. È linearmente indipendente dal precedente e me lo porto dietro. C a quadro, ovvero sia questo vettore che abbiamo già calcolato, C per A, moltiplicato ancora per A. Allora, questo per questo fa 2, questo per questo fa 1. No, cioè scusate, dunque, questo per questo fa 2. Questo per questo sì fa 1, questo per questo fa 1, questo cos'era? Un meno 2? Fa 1, com'è? Ho sbagliato? Questo per questo fa 1, meno 2 fa meno 1, ho sbagliato o no? Va bene?
cosa? No, la terza riga l'ha ottenuta moltiplicando, la seconda, per A. Quindi primo elemento... questo fa 2. Ah, 2, sì. Bene. Siamo d'accordo? Proseguiamo? Determinante, per vedere se il determinante è diverso da zero, vuol dire che il sistema è anche completamente osservabile. Quella quaterna, terna, vabbè, di l'abbiamo posto uguale a zero, quella terna è una terna in forma minima del sistema. Se il determinante è diverso da zero, il sistema è uguale a zero, il sistema non è completamente osservabile, quella terna non è in forma minima. Siamo d'accordo? Allora, vediamo un po'. Sviluppiamo secondo la prima riga. 1 per meno 1 meno 1 fa meno 2, meno questo. Professore, la seconda colonna meno la prima, meno la terza fa la prima. La seconda colonna meno la terza. Meno la terza fa... No, no, 1... 0, sì, è vero. Avete sentito. Dunque, questa colonna meno questa fa al primo posto 1 meno 0, 1, eccolo qui. 1 meno 1, 0. 1 meno meno 1 fa 1 più 1, 2. Allora la prima colonna è una combinazione lineare delle altre due, il determinante è certamente nullo. Il sistema non è completamente osservabile. Il sottospazio di non osservabilità che dimensioni ha? Non, no, esiste un sottospazio di osservabilità? Come? Non esiste, basta, va bene. Il sottospazio di non osservabilità che dimensioni ha? 1, perché 1? 3 meno 2, va bene, cioè il sottospazio di non osservabilità è il nucleo di questa matrice, le dimensioni, che è un sottospazio ovviamente, le dimensioni di detto nucleo sono pari alle dimensioni della matrice meno il suo rango. Questa matrice ha certamente rango 2, prendiamo questo minore, va bene, che ha determinante diverso da 0 e quindi... dimensione 1 sottospazio di non osservabilità. Una realizzazione minima di questo sistema che dimensioni avrà? Una realizzazione minima ha delle dimensioni n primo, come abbiamo segnato prima, va bene? N primo minore certamente di n se già in partenza il sistema ABCD non era già per fatti suoi completamente raggiungibile, completamente osservabile. In questo caso il sistema in forma minima che dimensioni avrà? È 2. Va bene, perché il sottosistema, se il sottospazio di non osservabilità ha dimensione 1, va bene, il sottosistema lui connesso a dimensione 1. Quindi 3 meno 1, 2, va bene. Domanda, ora, va bene. Quindi, devo, se voglio trovare il sistema in forma minima, va bene, che dovrà essere di dimensioni 2, cosa dovrei fare? Su questa terna A, B, C, una decomposizione di Kalman. Va bene, trovare una base del sottospazio di non osservabilità che avrà due vettori e decomporre secondo questa dimensione. Siamo d'accordo? No, di non osservabilità che avrà un vettore, ci mancherebbe altro. Va bene, magari poi lo facciamo, dedichiamolo sì oggi. Ma la domanda che mi pongo a questo punto è: noi siamo partiti da quale GDS? Questa qui, eccola qui. Era possibile vedere già dalla GDS che una realizzazione di ordine 3, pari quindi al grado del denominatore, non può essere una realizzazione minima? Cioè dovrebbe essere il numero di
poli rispetto al numero degli zeri, cioè dovrebbe averci uno scatto unitario? C'è una cancellazione. C'è una cancellazione, ci deve essere, se non abbiamo sbagliato i conti, una cancellazione tra polo e zero. Quante cancellazioni? Una soltanto, va bene, perché il sottospazio di non osservabilità ha dimensione 1. Il numeratore ha soltanto S più 1, e quindi questo S più 1 dovrebbe essere fattore anche del denominatore. Proviamo, facciamo la divisione, S cubo più 2S quadro meno S meno 2 diviso S più 1. Va bene? Che fa S quadro, S cubo più S quadro, la differenza è S quadro meno S meno 2 più S, S quadro più S che fa meno 2S meno 2 meno 2, resto 0, giustamente viene, è un divisore, quindi quell'S più 1. Va bene? Allora questo S più 1 se ne va, va bene, con il fattore al denominatore, risultando questa GDS è la stessa, 1 su, il quoziente era S quadro più S meno 2. Siamo d'accordo? Allora, un'altra, la realizzazione, e ora cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto una GDS descritta, va bene, da un rapporto di polinomi in S, che sono coprimi tra loro, non hanno fattori a comune. Soltanto allora una, a partire da questa espressione posso scrivere, va bene, una terna ABC, e poi il D sarà quello di prima, non cambia niente, va bene, ABC, che sarà una realizzazione minima in questo caso, A diventa, dove era? Va, 1 fratto la, la GDS, 1 fratto S quadro più S meno 2? È venuto fuori questo? Dopo la divisione? Allora, A uguale 0, 1, 2 meno 1, B uguale 0, 1, C uguale 1, 0. Ecco, questa sarà una realizzazione minima. Attenzione che ciò vale, questa procedura vale solo se il sistema è siso. Se il sistema è mimo, bisogna complicarsi la vita, va bene? Non basta andare a vedere perché se il sistema è mimo, va bene? Ho più funzioni di trasferimento dentro la matrice. E certamente non va bene andare a vedere se le singole funzioni di trasferimento hanno un polo, uno zero che si cancellano. Va bene dire, concludere che no, va bene. Sarà decisamente più complessa la questione. Va bene, almeno da un punto di vista di principio la esamineremo. Finiamo l'esercizio. Oh, attenzione! Allora, questa terna ABC e questa terna, chiamiamola A tilde, B tilde, C tilde, va bene, descrivono la medesima funzione di trasferimento. Domanda banale. Sono tra loro simili? Risposta ovvia, scusate, va bene, mi sono vergognato della domanda, va bene, che è simile a quanti sono i sette re di Roma, va bene. Non sono, no, simili, ma perché? Anche perché si mantengono nel indice pro negro. No, ma a parte, siamo già nel complicato.
la cosa più semplice. Hanno stato osservato. No, ancora più semplice. Hanno dimensioni diverse. Hanno dimensioni diverse. Va bene, siamo d'accordo? Va bene. Allora, vogliamo vedere, un sistema è algebricamente equivalente ad un altro, può essere, non è, va bene? Solo se è dello stesso ordine, dello stesso numero di ingressi, stesso numero di uscite, ovviamente. Allora, rivediamo cosa abbiamo ottenuto del sistema non completamente osservabile, completamente raggiungibile sì, ma non completamente osservabile. La matrice A era 0, 1, 0, 0, 0, 1, i coefficienti del denominatore erano 2, 1, meno 2, il B era 0, 0, 1, sistema completamente raggiungibile, il C era 1 1 0, e abbiamo già verificato che non è completamente osservabile. Siamo d'accordo? Base del sottospazio di non osservabilità. Voglio fare una decomposizione di Kalman. Allora, per quanto riguarda la raggiungibilità, niente, il sistema è completamente raggiungibile, va bene? E quindi nessuna decomposizione di Kalman rispetto al sottospazio di raggiungibilità. E invece il sottospazio di non osservabilità ha dimensione 1, una sua base. La matrice Q l'abbiamo già calcolata, vero? Me la ridate, 1, 1, 0 la prima riga sicuramente, 0, 1, 1 la seconda, 2, 1, meno 1. Basta, ad esempio, ci sono tante tecniche, va bene, una che abbiamo descritto ieri, cosa si potrebbe fare? Si potrebbe prendere le prime due righe di Q, che sono linearmente indipendenti, va bene, completare queste prime due righe di Q con un qualunque altro vettore riga, purché dia luogo a una matrice non singolare, e quindi non ci posso mettere questo terzo vettore riga, fare l'inversa, l'ultima colonna dell'inversa è un elemento del nucleo, va bene? Ma forse, visto che devo calcolare un solo vettore, è più semplice andare a risolvere, va bene, questo 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, meno 1 per x con 1, x con 2, x con 3 uguale a 0, va bene? Trovare un vettore, va bene, di questo tipo. E allora, al solito teorema di Roucher-Capelli, prendiamo questo come minore non singolare, cancelliamo l'ultima equazione, diamo a x con 3, elemento di x non interessato da questo minore, il valore 1, va bene? Ottenendo quindi da queste due equazioni x con 1 più x con 2 uguale a 0, e x con 2 più x con 3 1 uguale a 0, e quindi x con 2 uguale a meno 1, x con 1 uguale a 1. 1 meno 1, 1. E sapete, le cose vengono come le ciliegie, va bene? Uno ha ottenuto un risultato di questo tipo e voi non potete avere questa esperienza, va bene? Uno si meraviglia momentino e poi ci pensa sopra. Allora vediamo, apriamo una piccolissima parentesi. Sto cercando cosa? Il sottospazio di non osservabilità, che è un sottospazio invariante, sì o no?
di dimensioni 1 addirittura. I sottospazi invarianti, questo l'abbiamo detto, sono invarianti se e solo se ammettono un sottospazio, qualunque esso sia, è invariante se e solo se ammette una base costituita da catene anche incomplete di Jordan. Se il sottospazio di non osservabilità, va bene, ha dimensione 1, vuol dire che la base è costituita da un vettore soltanto e necessariamente questo deve essere un, quindi, è una catena lunga 1. Ma che cos'è una catena lunga 1? È un autovettore. Deve essere necessariamente un autovettore. Difatti, questo è un autovettore di questa matrice associato all'autovalore, e avrà certamente un autovalore, meno 1. Dopo chiudo la parentesi, perché scusate, ma se una matrice è in forma compagna orizzontale inferiore ed ha per autovalori lambda 1, lambda 2 puntolini, gli autovettori ad essa associati, non mi ricordo se l'ho detto, sono autovettore associato a lambda 1, è 1, lambda 1, lambda 1 quadro, lambda 1 alla n meno 1, se n è l'ordine della matrice. Autovettore associato a lambda 2, 1, lambda 2, lambda 2 quadro e così via. Quindi, se ho una matrice in forma compagna orizzontale inferiore, e trovo questo che deve essere un autovettore, va bene, vuol dire che l'autovalore associato è meno 1. Verificare che meno 1 è autovettore, va bene, è autovalore di questa matrice, ovvero sia che meno 1 è radice di questo denominatore che era la GDS. Difatti, se ci metto meno 1 più 1 più 1 fa 2, meno 2 fa 0. Va bene. Quindi, cioè, sostanzialmente, si ha sempre il caso di quando si cancellano quegli zeri, proprio quelle radici che vengono cancellate, sostanzialmente sono gli autovalori che vengono associati in un certo numero di autovettori. Aspetti. Lei è andata un po' più in là. È andato. Questo ragionamento è certamente vero se c'è una cancellazione tra un polo e uno zero. Va bene, e se il sistema era completamente osservabile, raggiungibile, allora diventa non osservabile, va bene, con sottospazio di non osservabilità di dimensioni 1, va bene, e quindi deve coincidere con un autovettore. Siamo d'accordo? Essendo un sottospazio invariante di dimensione 1, deve coincidere con un autovettore. O viceversa, se io scrivessi una realizzazione in forma canonica di osservazione, la forma canonica di osservazione è certamente completamente osservabile. Se c'è una cancellazione nella GDS di un polo e uno zero, vuol dire che il sistema non è completamente raggiungibile, il sottospazio di raggiungibilità a dimensione 1 deve essere costituito da un autovettore. Allora proseguiamo un istante. Sì. Ho fatto un'affermazione, forse gratuita, è bene. Data una matrice in forma compagna orizzontale inferiore, qualunque essa sia, di ordine qualunque esso sia, e siano lambda 1 e sia lambda con i un suo autovalore, allora l'autovettore ad esso associato è 1 lambda i
lambda i quadro, lambda i cubo, fino a quando? Ovviamente fino a lambda i alla n meno 1. Questa è un'affermazione gratuita, forse. Va bene. Ma vi invito a dimostrarla, non è così complicato. Basta far vedere che A per u con i, dove u con i è l'autovettore, 1, lambda i quadro, eccetera, eccetera, viene quando e A è in forma compagna orizzontale inferiore, viene fuori proprio lambda i per u con i. Basta far vedere questo ed è immediato vederlo quando. Allora, Sn, scusate, spazio sottospazio di non osservabilità è lo span di 1 meno 1, 1. Siamo d'accordo? Decomposizione di Kalman. Prendo una matrice U uguale, primo vettore 1 meno 1, 1. Accompagnato da altri due vettori generici, purché siano linearmente indipendenti, completamente una base di tutto lo spazio. Ad esempio, 1, 0, 0, vediamo un po', 0, 1, 0, va benissimo. Calcolo di u alla meno 1. Facciamo la lunga e pallocolosa, sì. Uguale determinante, sviluppiamo secondo la seconda colonna, meno 1 per meno 1 fa più 1, se no seguite i conti. Minore di questo è 0, minore di questo è 0 ancora, quindi 0, minore di questo è 1 più meno più 1, 1, minore di questo più meno, meno 1, 1, minore di quello centrale è 0. Minore di questo è 1 più meno più meno 1, poi facciamo la verifica. Minore di questo è 0. Minore di questo è meno 1 più meno più meno 1. Minore dell'ultimo è più 1. Vediamo quanti errori ho commesso. Questo per questo da 1, questo per questo da 0, questo per questo da 0, questo per questo da 0, 1 meno 1 più 1, 0, 0, 0, 1. Sì, è corretto. Per l'unicità della inversa. Va bene, quella è corretta perché questo per questo dà matrice identica. E allora, decomposizione di Kalman, va bene, A tilde è uguale ad U alla meno 1 A per U, uguale, facciamo i conti e scriviamoli, mi dispiace, ma ecco, con MATLAB. Subito. 0, 0, 1, 1, 0, meno 1, 0, 1, 1, e questo è u alla meno 1, per a che era 0, 1, 0, 0, 0, 1, l'ultima riga era di a,
2, 1, meno 2. Per U, 1, meno 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Uguale. Uguale. Cosa dovrà venire fuori? Se no abbiamo sbagliato tutto. Va bene, una matrice di questo tipo. Questi due elementi qui dovranno essere 0. Va bene? Il primo sottosistema di ordine 1 e quindi dovrà essere un sottosistema, il sottosistema non osservabile. Vediamo un po' se qualcuno mi sa dire che numero ci viene fuori qui, cosa deve venire sicuramente, se no abbiamo sbagliato. Meno 1. Meno 1. Perché? Perché giustamente la risposta è giusta, è corretta, va bene? Perché era il polo che si era cancellato tra numeratore ed una risposta correttissima. E c'è un'altra ragione che viene fuori dai tutti i conti che abbiamo fatto. Perché? Perché abbiamo trovato che il sottospazio di non osservabilità, va bene, era identificato da quell'autovettore 1 meno 1 1 associato all'autovalore meno 1, siamo d'accordo? Che è quindi un autovalore interno al sottospazio di non osservabilità nella decomposizione di Kalman. Va bene. Siccome questo primo qui rappresenta il sottospazio, il sottosistema non osservabile, questo deve avere autovalore meno 1. Facciamo i conti e vediamo se abbiamo fatto bene o se abbiamo sbagliato. Va bene. Allora, uguale. Questa matrice qui, uguale 0, 0, 1, 1, 0, meno 1, 0, 1, 1, facciamo questo facchinaggio algebrico, prima riga per prima colonna, meno 1, prima riga per seconda colonna, 0, prima riga per terza colonna, 1, 1, 0, 0, 2 meno 1 fa 1, meno 2 fa meno 1, 2, 1, uguale, prima riga per questo, meno 1, prima riga per questo, 2, e qui 1, seconda riga per questo, deve venire 0, meno 1 più 1 fa 0, questo per questo viene 0, 0, meno 2, questo per questo 1, meno 1, 0, questo per questo 1, meno 1, 0, se no c'era qualcosa che non andava, 0, 2, 1. Ultima riga per questo 0, 1 se non mi sbaglio. Allora, questa è la matrice del sistema decomposto secondo Kalman. Come dovrà risultare il C? Ora lo calcoliamo. Il C è un 3x3, come dovrà risultare? La prima componente di C come dovrà essere? La prima componente di C dovrà essere 0, perché è quella associata al sottosistema non osservabile, il primo, va bene? Le altre due componenti verranno quel che verranno. Siamo d'accordo? Allora, C è uguale... Questo nuovo C, C tilde, è uguale a C per U. Il nostro C era 1, 1, 0 per U, che è la matrice
1 1 0, seconda riga, meno 1 0 1, terza riga, 0 1 1. No, questo era u alla meno 1. Terza riga, 1 0 0. Oh. Uguale 1 meno 1 0 1 1. Siamo d'accordo? Finiamo con il calcolo, l'avevamo già calcolata prima, va bene, facendo la cancellazione poi lo zero. Il sottosistema completa, il B, va bene, il B uguale ad U alla meno 1 per il vecchio B, B tilde, va bene. Ora U alla meno 1, devo calcolare anche questo per trovare U alla meno 1 era... Questo qui 0 0 1 1 0 meno 1 0 1 1 per il B che era lungo 3, qual era? 0 0 1. Risulta uguale il B tilde a 1 meno 1, 1. Questo, il primo componente, è l'ingresso del sottosistema non osservabile, le altre due del sottosistema osservabile. Allora, quale sarà il sottosistema completamente raggiungibile e completamente osservabile? È un sottosistema di ordine 2, giustamente. Che sarà matrice dinamica A uguale questa qui meno 2 0 2 1. Non ho tenuto conto della una suddivisione per quanto riguarda la raggiungibilità, perché il sistema è completamente raggiungibile, quindi il sottospazio di raggiungibilità coincide con tutto lo spazio, e quindi A uguale a 0 0 1. Il B è meno 1 1 e il C è questo qui 1 1, queste due componenti qui. La GDS di questo sistema deve coincidere con la GDS originale, una volta cancellati ovviamente polo e zero a comune. Ecco, diciamo da un punto di vista di principio cosa ci manca per parlare di, per finire di parlare di osservabilità. Ci manca a esaminare un'altra proprietà. Vi ricordate se abbiamo parlato di raggiungibilità? Abbiamo parlato anche di controllabilità a zero. Qui abbiamo parlato di osservabilità, che è l'osservazione, il riconoscimento dello stato iniziale da cui parte il sistema, va bene? Però il fatto che io parta, diciamo così, ad un certo istante t con 0 da uno stato x con 0 e poi comincio a misurare ingressi e uscite qui, eccetera, eccetera, va bene? Per tre giorni, dico tre giorni, per poter valutare x di 0, va bene, a me che insomma di andare a valutare lo stato, va bene, all'istante iniziale sono passati tre giorni,
va bene, dico così per esagerare ovviamente, però mi interessa molto relativamente. Sono molto più interessato a calcolare cosa? Quale stato? È lo stato all'istante T, che è lo stato presente, attuale. Va bene, quindi il problema, se questo è il tempo T corrente, va bene, è da misure qui riuscire a calcolare lo stato all'istante T, che è all'istante finale dell'intervallo di misura dell'ingresso e dell'uscita, e che è, se io misuro in linea, va bene, lo stato all'istante attuale, va bene? E perché mi interessa uno stato di questo tipo? Perché con quello ci posso far tutto. Conosco lo stato del sistema in questo momento, non un secolo fa. Va bene? Ecco, questo è il cosiddetto problema della ricostruzione dello stato. E come il problema dell'osservazione dello stato è il duale del problema della raggiungibilità di uno stato, così il problema della ricostruzione dello stato sarà il duale del problema del controllo a zero dello stato. E vedremo, lo dico subito a questo punto, però dico, non me la sento di parlarne ora, perché sennò vado troppo in fretta, va bene? Però vedremo che il problema della ricostruibilità dello stato, va bene, non porta problemi per un sistema a tempo continuo, come, va bene, quando si parlava di raggiungibilità e controllabilità, il sottospazio di raggiungibilità e di controllabilità a zero di un sistema a tempo continuo erano gli stessi, sempre, va bene, qualunque sia. E così, per un sistema a tempo continuo, il sottospazio di non osservabilità e il sottospazio di non ricostruibilità, va bene, di un sistema sono gli stessi. Dov'è che cambiavano? Per un sistema discreto, va bene, in cui il sottospazio di controllabilità a zero poteva essere più grande del sottospazio di raggiungibilità, va bene, e poteva essere più grande quando autovalori nulli erano esterni al sottospazio di raggiungibilità. E anche qui vedremo, va bene, che per un sistema discreto il sottospazio di non ricostruibilità rispetto al sottospazio di non osservabilità come sarà? Proprio facendo il duale, più grande, più piccolo, come sarà? Più? Piccolo. Più piccolo, non più grande, va bene? Sarà un nucleo. Va bene, non un'immagine, va bene, sarà più piccolo del sottospazio di non osservabilità, va bene. E cosa non potrà contenere? Sempre per dualità. Lo spazio di non osservabilità. Il sottospazio di controllabilità a zero, sottospazio invariante, contiene tutti gli autovalori nulli, va bene, della matrice A, quello di controllabilità, quello di raggiungibilità non è detto, va bene, il sottospazio di non ricostruibilità, più piccolo di quello di non osservabilità, va bene, non potrà avere autovalori interni pari a zero. Va bene. Potranno essere interni al sottospazio di non osservabilità, ma non potranno essere interni al sottospazio di non ricostruibilità. Sono diversi i due sottospazi quando il sottospazio di non osservabilità ha qualche autovalore nullo interno a lui. Questo viene espulso quando si parla di non ricostruibilità, ma questo lo vediamo a questo punto. Sentite, per domani il discorso l'ho già fatto, vero? Va bene. Sicuramente neanche le prime 3 ore le fate, questo è fuori discussione, quindi ci vediamo la prossima settimana.